La domanda è semplice. Riusciranno i bianconeri, senza Platini, Bonini e Vignola, a non commettere passi falsi? Per mezz'ora la risposta rimane dubbiosa, perché i padroni di casa paiono tesi. E la vecchia guardia, Gentile, Cabrini, Scirea e Tardelli, a sostenere il complesso, con l'apporto di un Prandelli, qui al tiro, tenace e puntiglioso. Il Catania approfitta con questa punizione di Cantarutti del torpore avversario. Le imprecisioni dei bianconeri in fase di impostazione contribuiscono a galvanizzare giocatori rassegnati alla retrocessione. Tocca a Scirea l'eredità di goleador lasciata da Platini, anche se il primo tentativo è da dimenticare. Su corner di Penzo il libero è pronto a rifarsi. Cross di Prandelli, tocco di Cabrini e staffilata sotto i tacchetti di Pedrinho. Scirea, coperto da Gentile alla moda del Furino di qualche anno fa, riscopre il gusto della sortita in avanti, ottimamente finalizzata. Rossi, al pari di Boniek, non brilla, ma si rende utile nei panni di rifinitore. Il suo corner consente a Scirea il raddoppio. Il centravanti conferma di non attraversare un momento felice, ma non fa mai mancare alla squadra il suo dinamismo. In questa fase del torneo, peraltro, è chiaro che i gol delle punte allevierebbero gli stenti della capolista. La Juventus si sblocca. Tardelli e Gentile, premiata ditta mondial, regalano a Penzo il pallone di un gol annullato, come i gesti di un ballerino formato Vigilio Urbano intendono chiarire. L'ex gialloblu è anche sfortunato. Dopo una incornata di Cabrini respinta, la sua conclusione termina sul palo. Nella ripresa spadroneggia la noia, fino a che al 24esimo Trapattoni non sostituisce Boniek e Rossi. Per il polacco un altro collage di poderosi allunghi e buone intenzioni, ma spesso senza lucidità è costrutto. Due legni negli ultimi minuti. Il primo è di Tardelli su passaggio di Prandelli. Il secondo è dello stesso Tacconi dopo una fuga di Carnevale e un tentativo di morra. Abbiamo chiesto a Scirea se l'altalena dei distacchi fra Juventus e Roma proseguirà fino alla fine del torneo. Io me lo auguro, però mancano ancora sei domeniche. Direi che a questo punto diventa importante il fattore campo. Domenica abbiamo in casa una Fiorentina che è galvanizzata, sta giocando bene, però niente, noi dobbiamo mantenere questa media scudetto, giochiamo in casa e dobbiamo sfruttare il fattore campo al massimo.